Gravissimo incidente questa notte a Via Aurelia Sud, all'altezza del concessionario Mussoni. Un trentenne di origini pugliesi, che lavora per Enel, è stato investito mentre a quanto pare era in bicicletta attorno all'1:30 di notte. Lo scontro è avvenuto con un'auto che si è poi data alla fuga, tanto che sono in corso le operazioni da parte dei carabinieri per risalire all'automobilista che era alla guida del mezzo, anche attraverso le telecamere presenti nella zona. Il ragazzo è apparso subito in gravissime condizioni, è stato trasportato al San Paolo dove è stato operato d'urgenza per l'emorragia interna in corso. Durante l'operazione il ragazzo è andato in arresto cardiaco, ma il suo cuore è tornato a battere e dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni restano gravissime e il trentenne è in pericolo di vita. In questo senso, le prossime ore saranno decisive per sapere se ce la farà a superare questo bruttissimo incidente. Civitavecchia torna ad essere protagonista delle trasmissioni dei canali televisivi nazionali. Nel pomeriggio di ieri, il noto programma di Rai 1, La vita in diretta, ha parlato a lungo della vicenda dell'anziano novantenne che avrebbe subito dei soprusi dalla propria moglie, vicenda di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. L'inviata Ilenia Pietracalvina ha raggiunto direttamente la moglie dell'uomo, che ha risposto alle domande negando tutte le accuse mosse nei suoi confronti. Ma ascoltiamo il servizio andato in onda ieri pomeriggio. Lei è accusata di maltrattamenti, di averlo tenuto segregato in casa. Vuole venire su da me? Accusata di avere maltrattato. No, io non ho maltrattato nessuno. La cosa più grave che sta nella denuncia, signora, è che dormiva nello sgabuzzino con un secchio vicino, coperto con un lenzuolo di carta. Una stanza sporca, senza aria, e chiuso con un Lì c'era il materasso. C'era il lenzuolo che ho buttato. Ma sembra uno sgabuzzino. Aspetta, ma lui voleva stare lì. Ma è lei che glielo chiudeva? No. Ma l'accusata? Lui stesso si metteva i giornali. Ma l'ha è indagata per questo? Ma lo sgabuzzino dove lui dice allora, che lei lo teneva chiuso, qual è? Non è uno sgabuzzino, questa è una cameretta che io ho fatto poi, ho messo tutti gli scaffali. Secondo l'accusa per cui lei è indagata per sequestro di persone... Ma secondo quelli che hanno raccontato... Cioè, secondo il racconto di suo marito che fa i carabinieri, lui dormiva dentro questo stanzino su una sedia con un secchio per il bisogno. Quando lui si vedeva tutto sporco... Quindi non dormiva, lei non lo chiudeva qui tutta la notte? No, e come faceva a chiudere? Dalle 9 alle 9 la chiave? Certe volte io mettevo un gingillo qua. Quindi lo chiudeva? Non era che io lo chiudevo, era come si può dire? Nella denuncia si sta il lucchetto. Sì, ma non è che io lo chiudevo. Qua dice una cosa assurda, carta da giornale come lenzuolo sporchissimo, una puzza atroce. Sì, perché lui voleva stare lì, perché mi diceva a me per non sporcare che dormo lì. Stava lì, ma me che lo chiudevo io, che lo chiudeva a fare? Stava lì, lì, come bellezza, non è perché... Ma era un lucchetto? Ma era un lucchettino, ma non però suo marito l'ha accusata che lo teneva chiuso lì dentro. Ma perché non se n'è andata? Perché noi eravamo divisi. Ho fatto male a farla entrare dentro casa, perché se lui andava a dormire sulle panchine, era meglio. Suo marito l'ha accusata che lei gli dava le botte. No, mai. Di maltrattamenti anche. E dopo se io le davo le botte lo dovevo lasciare qualche segno. Non ci sono referti, non ci sono testimoni. Quando? Però, signora, io l'ho strillato per tutta ora la che lei è indagata e ha pure un problema con la giustizia, lo capisce che è in una situazione molto grave. E che devo fare? Devo andare in galera? Ci sarà un processo per questo, lei dovrà rispondere di questo. E lui risponde che io, che io l'ho tenuto per pietà dentro casa mia. Malore improvviso per l'avvocato Erika Iovannone Santoni. Nel tardo pomeriggio di ieri, la segretaria del sindaco Ernesto Tedesco è stata vittima di un problema fisico mentre si trovava in un centro benessere in città. 35 anni, Iovannone sarebbe caduta improvvisamente battendo la testa a terra in modo violento. Immediatamente trasportata all'ospedale San Paolo, la ragazza è stata sottoposta ad una TAC che ha dato responso di un ematoma alla testa con fratture al cranio. Si è reso così necessario il trasporto di Iovannone al Policlinico Gemelli in eliambulanza, dove si trova ricoverata in terapia intensiva.
Bilancio positivo per il camper della Regione Lazio Centro per l'Impiego On Tour. Si tratta di un progetto innovativo denominato Garanzia Occupabilità Lavoratori per l'apertura di sportelli mobili temporanei in grado di erogare servizi per il lavoro ai cittadini in tutto il territorio regionale. Il camper ha sostato per 2 settimane per un totale di 8 giorni lavorativi a Piazzale Guglielmotti. In totale sono state 83 le persone, per la maggior parte giovani disoccupati, che hanno aderito all'iniziativa. Per i dettagli e tutti i dati sentiamo l'intervista. Siamo con la dottoressa Alina Selva, dirigente dell'area Centri per l'Impiego Lazio Nord. Dottoressa, parliamo di questo camper del lavoro che insomma è venuto anche nella nostra città, Civitavecchia. Ci spiega intanto che cosa si intende per questo camper del lavoro, qual è la sua finalità? Allora, nell'ambito del programma GOL, che è Garanzia Occupabilità Lavoratori, la Regione Lazio, per avvicinarsi il più possibile ai cittadini, quindi arrivare a tutti i disoccupati, giovani, donne, disoccupati di lunga durata, ha previsto anche, oltre il potenziamento dei centri per l'impiego, che è una degli obiettivi che si prefigge implementare in questi anni, anche arrivare praticamente a aumentare la possibilità degli utenti di potersi rapportare con i centri per l'impiego, quindi proprio arrivando anche in quei posti dove normalmente non è presente il centro per l'impiego. Come abbiamo detto, il camper insomma è stato anche a Civitavecchia. Quali sono i dati che sono in vostro possesso? Allora, in Civitavecchia nelle 2 settimane, che poi sono 8 giornate lavorative in cui è stato presente il camper, abbiamo raggiunto 83 persone, si sono presentate. Okay. Abbiamo stilato 3 patti GOL, quindi questi patti che sono finalizzati alla profilazione sia quantitativa che qualitativa, assessment del disoccupato, e per poi farlo inserire in un programma che va dall'accompagnamento al lavoro alla formazione intensiva oppure a una formazione per aumentare veramente le competenze e migliorare le competenze già acquisite. Inoltre abbiamo fatto 6 assessment qualitativi e poi abbiamo praticamente le caratteristiche degli utenti che si sono affacciati ai camper e sono stati disoccupati. Okay. E anche una discreta partecipazione di giovani. Quindi un bilancio di questa iniziativa immagino sia positivo. E noi positiva perché abbiamo anche un territorio abbastanza variegato che va dal mare alla montagna, e quindi poter arrivare anche nei paesini più piccoli, stazionare coi camper, ma al di là di Civitavecchia che è un grosso centro. Chiaro. Siamo andati anche in altri comuni più piccoli e abbiamo visto che c'è stato una da buona parte adesione, dell'utenza, una risposta, È stato presentato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa all'Aula Cutuli il bando per l'avvio di minori appartenenti a nuclei familiari con disagio economico alla pratica sportiva gratuita negli impianti sportivi comunali per la stagione 2022-2023. Rispetto agli scorsi anni sono diverse le novità che sono state presentate dall'amministrazione comunale. Ascoltiamo le interviste. Matteo Romelli, conferenza stampa qui all'Aula Cutuli per il progetto riguardante la pratica sportiva per i minori. Però quest'anno c'è anche una novità, ci spiega cosa è successo. Sì, noi cerchiamo sempre di permettere che maggiori numero di ragazzi possano accedere gratuitamente all'utilizzo della nostra impiantistica sportiva. Chiaramente famiglie che dal punto di vista economico non potrebbero permettersi la pratica sportiva per i propri figli. Quest'anno c'è un'ulteriore novità, che saranno anche i dirigenti scolastici delle nostre scuole primarie a poter segnalare all'ufficio competente dei nominativi delle persone, chiaramente tutto totalmente anonimo, agli uffici, quindi anche io, il sottoscritto, ne rimane totalmente non conoscenza, potranno segnalare dei nomi e delle realtà che magari sfuggono ai servizi sociali stessi. In questa maniera cerchiamo di ampliare sempre di più la gamma delle persone che possono accedere, questi bambini che possono accedere alla nostra impiantistica sportiva, che come sapete bene offre tantissime soluzioni, dalla pallanuoto, alla ginnastica, al tennis, alla pallavolo, all'hockey, eccetera, eccetera. Quindi è un atto migliorativo che cercherà, quantomeno speriamo, di poter coinvolgere più ragazzi possibile.
Si terrà lunedì prossimo alle ore 15 presso la Sala Gurrado della Fondazione Caricev la presentazione del libro Marietta Moschini, una donna controcorrente a Giannutri. Nel corso dell'evento l'autrice Giulia Lombi Meniero parlerà del libro incentrato sulle vicende di Marietta Moschini e del capitano garibaldino Gualtiero Amati. Relatrice della presentazione, a cui parteciperanno la presidente della Caricev Gabriella Sarracco e la presidente dell'Associazione Amici del Fondo Ranalli Maria Grazia Verzani, sarà Rosella Setaccioli. È un pasquino malinconico quello di questa settimana. Si intitola La finzione, il sonetto dell'anonimo poeta dialettale che parla di come si comportano le persone, in particolare amici e parenti, quando si muore. Secondo Pasquino, tra chi è dispiaciuto e piange ci sarà chi lo sarà veramente e chi invece finge. Sentiamo. Quando che andremo all'arbe di Pizzuti, il monno, come se non fosse niente, continuerà a girare tranquillamente, gli amici ci daranno risaluti, diranno d'essere un sacco dispiaciuti. Qualcuno lo dirà sinceramente, qualcaltro farà finta, per la gente, li pianti e li lamenti sono dovuti. Se è vero che se more non se more, e che dall'alto vedi che succede, come se fossi ormai uno spettatore, imitando quel genio d'Archimede, eureka, potrei dire, l'uomo è un attore, ed è finzione, quello che si vede. Rialzare la testa dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e continuare la striscia di vittoria in campionato. E questo è l'obiettivo del Civitavecchia che domani, ore 14.30, ospiterà Altamagnini, la Boreale. I nerazzurri sono primi con 21 punti e forti del miglior attacco del campionato con 24 reti realizzate, mentre i romani si trovano a metà classifica con 13 punti. Non sarà una sfida semplice per Ruggero e compagni, che contro avranno la miglior difesa del campionato con soli 7 gol subiti e soprattutto una squadra che non ha ancora mai perso. Qualche dubbio di formazione per mister Bifini, con l'allarme maggiore che riguarda Vittorini, che non è al meglio per un problema al ginocchio, ma dovrebbe essere a disposizione. Sentiamo l'intervista. Giovanni Sarracino, per il Civitavecchia adesso c'è un impegno difficile qui in casa contro la Boreale, però possiamo dire che cercherete, insomma, di vincere un'altra partita. Sì, noi siamo in un momento di forma, nonostante la sconfitta di mercoledì abbiamo dimostrato che ci siamo e che soprattutto abbiamo una squadra che può puntare a fare grandi cose in questo campionato. Siete primi, quindi insomma una vittoria vi consentirebbe di rimanere al primo posto e questo è il vostro obiettivo? Sì, è di mantenere il primo posto. Sappiamo che siamo solamente all'inizio, sono passate le prime 10 partite, però tocca ancora allenarci, pedalare fino a quando non arriviamo a maggio, dove lì tireremo le somme. Quanto brucia la sconfitta arrivata in Coppa? Tanto, perché sappiamo che ognuno di noi dal primo all'ultimo ha dato tutto. Tutto ha dato il 100% e perdere fa sempre male, però nonostante tutto dobbiamo rimanere calmi, concentrati e conquistare l'obiettivo prefissato. Ti avevamo sentito quando eri appena arrivato a Civitavecchia, adesso è da qualche mese che sei qui, come ti trovi, insomma, com'è l'ambiente al Civitavecchia con i tuoi compagni, con i tifosi? Devo essere sincero, mi sono trovato dal primo momento molto bene. E tutti, sia la società sia lo staff, mi stanno permettendo di crescere e soprattutto mi mettono a mio agio ogni giorno, si mostrano sempre disponibili. Una gran bella società, oltre ad essere una gran bella città. E quindi sei anche soddisfatto di quello che stai facendo tu in campo? Giochi praticamente sempre da titolare. Sì, io sono soddisfatto delle mie prestazioni, sto crescendo partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, questo grazie allo staff, alla squadra, specialmente al mio compagno di reparto Nunziata, che ai due mister dei portieri che mi stanno veramente dando tanto e sto crescendo grazie a loro. Dopo 3 partite a vuoto torna a giocare in casa la Stemar 90 cestistica. Domani alle 18 c'è un classico della C-Gold al Palaricucci, ovvero la sfida Stella Azzurra Viterbo con gli ex cittadini Rogani e Pebole. Non ci sono alternative al segno 1 per i ragazzi di Massimiliano Briscese, che avranno davanti una squadra in grandissime difficoltà di risultati. Tante insidie per i rossoneri, che devono vincere per non aprire quella che si potrebbe chiamare ufficialmente come mini crisi.
Importanti problemi di formazione per la Stemar 90. Non ci sarà mezza capo che si è distorto la caviglia. In forte dubbio Campogiani per un problema muscolare e le condizioni di Lebo sono da verificare. Ancora non disponibile Setkic per le oramai consuete problematiche burocratiche. Secondo weekend consecutivo per la Flavioni, finestra perfetta in Sicilia. Domani alle 15.30 le gialloblu saranno a Paceco per sfidare la formazione capolista e data per favorita per la vittoria del girone D2. Tanta Erice e un po' di Cassano Magnago tra le padrone di casa, ma il gruppo di Patrizio Pacifico ha tutta l'intenzione di reagire dopo la sconfitta ed il convulso finale contro la Licada. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it.